Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. Oggi video dedicato alle colazioni. Condivido con voi la mia ricetta per realizzare in casa la granola. Una bella scorta, sufficiente per le colazioni di tutta la settimana. Come è noto, la granola è un mix croccante e delicatamente dolce di fiocchi d'avena, frutta secca e semi. Dolcificata naturalmente, quindi senza zuccheri raffinati e dal sapore piacevolmente biscottato, dato dalla breve tostatura in forno che la rende incredibilmente croccante e davvero sfiziosa. Con yogurt e frutta fresca o con una semplice tazza di latte, la granola arricchisce la nostra colazione veloce, rendendola sana ma nello stesso tempo gustosa, ricca di nutrienti ma altrettanto leggera e saziante. Oggi vi mostrerò tre versioni, le mie preferite. Partiamo dalla più semplice, la granola croccante, mandorle, miele e vaniglia. Poi prepariamo quella al cioccolato e nocciole, una vera delizia. E chiudiamo con la granola super autunnale, mele, noce e cannella, che ovviamente non poteva mancare. Tutte e tre queste varianti sono veganizzate. Un attimo vi spiego come, e realizzabili nella versione gluten free, semplicemente acquistando i fiocchi d'avena senza glutine, appunto. Come sempre durante la preparazione, passo passo vi svelerò i miei segreti e trucchetti che rendono queste ricette infallibili, per cui direi di iniziare con la prima versione, la più semplice, la granola croccante, mandorle, miele e vaniglia. Vai col tango! Come prima cosa prendo cura di sistemare il ripiano del forno, una posizione sotto rispetto a quella centrale, qui, fra poco vi spiego perché, preriscaldo il forno statico a 170 gradi. Ora gli ingredienti e partiamo proprio da loro, i fiocchi d'avena. Ricchi di proteine e fibre saranno la base della nostra meravigliosa granola. Io uso questi integrali biologici, misura dei fiocchi normale. Lo specifico perché esistono anche i fiocchi piccoli. Questi normali sono belli corposi, vedete, e diventano incredibilmente croccanti. Tra l'altro sono anche più economici. Dunque, in una ciotola bella capiente ne metto 350 grammi. Poi le mandorle, 180 grammi. Io uso queste al naturale che compro così, già sgusciate, molto comode. Se preferite potrete sostituirle con la frutta secca che preferite, come noci, nocciole, noci del Brasile, noccioline, anacardi. Io personalmente per questa combinazione prediligo le mandorle perché sono extra croccanti, facilmente reperibili e il loro sapore è molto delicato, perfetto per questa versione semplice. Tagliate grossolanamente, le aggiungo ai fiocchi e con gli ingredienti secchi abbiamo già finito. Ora in una ciotolina a parte unisco 150 g di profumatissimo miele di acacia o se preferite di mille fiori, entrambi perfetti perché essendo liquidi si amalgamano velocemente senza fatica al resto degli ingredienti. Ovviamente se volete veganizzare questa ricetta vi basterà sostituire il miele con un dolcificante liquido come lo sciroppo d'agave o lo sciroppo d'acero. Poi 2 cucchiai di estratto di vaniglia, se non ne avete potrete semplicemente ometterlo. A proposito, vorrei realizzare un video di approfondimento sulla vaniglia per rispondere a tutte le vostre domande, ad esempio perché nei miei dolci utilizzo solo esclusivamente l'estratto di vaniglia, quale varietà di bacche scelgo, dove le acquisto per risparmiare. Includerei anche una bella panoramica generale sulla vaniglia. Interessa? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ma torniamo alla meravigliosa granola. Per concludere aggiungo 6 cucchiai di olio. Io uso questo di girasole che ho in casa, ma qualsiasi olio di semi va benissimo. Mais, semivare, anche quello di cocco. Do un'energica rimestata e quando il composto è così bello omogeneo lo aggiungo ai fiocchi e alle mandorle. Guardate che spettacolo! Con un cucchiaio o spatola lavoro il composto per un minuto scarso, assicurandomi di lavorare bene tutti i fiocchi, anche quelli sul fondo. Quando sarà omogeneo, resistete alla tentazione di mangiarlo così com'è, prendete una teglia, questa è da 40 x 30 cm, ricopritela con carta forno, io prima la accartoccio così diventa bella morbidella e velocemente senza fatica riesco a darle la forma della teglia praticamente, ecco, in questo modo. Ora ci verso tutta la granola fino all'ultimo fiocco e dopo averla livellata per garantire una cottura uniforme, la compatto, così si formeranno qua e là quei piccoli deliziosi agglomerati di fiocchi e mandorle che adoro. Aggiungo un pizzico di sale fino in superficie, questo in realtà è in fiocchi, non solo per esaltarne ulteriormente i sapori, ma questo è un semplice trucchetto che aiuterà a far evaporare più velocemente l'umidità contenuta nei fiocchi, garantendo una granola davvero croccante e saporita. In forno per 15 minuti a 170 gradi, forno statico, ripiano basso, mi raccomando basso, per evitare che la superficie della granola si scurisca troppo in superficie. Ok, passati 15 minuti, la tolgo dal forno. Vedete, la superficie è già bella dorata, ma i fiocchi sottostanti non ancora, per cui con una forchetta smuovo la granola. Livello grossolanamente e la rimetto in forno per altri 15 minuti.
Passato questo tempo, la granola per le colazioni di tutta la settimana è già pronta. La lascio riposare e solo quando è completamente raffreddata la sgrano con una forchetta e la trasferisco in un barattolo o contenitore, meglio se ermetico, così la granola rimarrà croccante fino all'ultimo fiocco. Da una vita ormai io uso questi barattoli americani, sono fantastici perché hanno questo tappo speciale diviso in due parti che li rende ancora più ermetici. Li trovate su Amazon, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Comunque qualsiasi vasetto, contenitore ermetico va benissimo. Altro trucchetto per agevolare il travaso: uso questo adorabile imbuto a bocca larga che servirebbe per travasare le marmellate, ma io lo uso per travasare tutte cose. Questa granola, riso, le farine, i semi, la frutta secca, è davvero comodissimo. Questa deliziosa e croccante granola la conservo per una settimana a temperatura ambiente, lontana da fonti di calore. Io la amo con yogurt e frutta di stagione. Straconsigliata. Passiamo alla seconda variante. Questa, oltre che essere nutriente, è anche super golosa: la granola, nocciole e cioccolato. Una vera specialità. Per prepararla parto sempre dai 350 g di fiocchi d'avena integrali normali che metto in una ciotola capiente, insieme a 2 cucchiai belli abbondanti di semi di lino ricchi di omega che ho precedentemente tritato nel mixer, 2 cucchiai semi di girasole tostati, sono buonissimi, 1 cucchiaio di semi di chia che se vorrete potete sostituire con i vostri semi preferiti, semi di zucca, semi di sesamo, semi di papavero. A questo punto arricchisco questa fantastica base con 2 cucchiai di cacao amaro in polvere. Ultimo ingrediente secco sono le nocciole, me ne servono 80 grammi. Le taglio grossolanamente e le aggiungo alla ciotola. Do una bella rimestata fino a che tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro. Ora, ciotolina a parte, 150 g di dolcificante liquido, questo è sempre il miele di acacia di prima, 2 cucchiai di burro di nocciole che renderà la granola super extra croccante e che potrete sostituire con qualsiasi burro di frutta secca, arachidi, mandorle, pistacchi. Io vi suggerisco di non ometterlo perché fa davvero la differenza sulla croccantezza finale. Poi solo 70 g di olio di semi a vostra scelta, questo è sempre di girasole, un bel cucchiaio di estratto di vaniglia, lavoro finché il composto risulterà omogeneo, lo aggiungo alla ciotola dei secchi e mescolo bene con movimenti dal basso verso l'alto fino a che il composto sarà uniforme, tutto cioccolatoso. Che meraviglia! Il profumo è già da perdere la testa. Come per la prima versione, metto la granola in una teglia con carta forno, livello e in questo caso aggiungo anche un cucchiaio abbondante di gocce di cioccolato. Compatto bene, il pizzico di sale fino col cioccolato ci sta benissimo e non mi resta che infornare a 170 gradi, ripiano basso, per la prima tostatura di 15 minuti. Ora seconda tostatura di altri 15 minuti. E voilà, anche questa vassoiata di granola, cioccolato e nocciole è pronta. Ovviamente potete sostituire le nocciole con altra frutta secca in guscio, anche se questa combinazione cacao e nocciole resta la mia preferita e vi consiglio di provarla. Ma chiudiamo con l'ultima granola, mele, noci e cannella. Vediamo come prepararla. Dunque, per questa versione parto da 250 g di fiocchi d'avena, ai quali aggiungo un cucchiaio di fiocchi d'avena tritati, semplicemente nel mixer o farina d'avena, che servono per dare consistenza alla granola. Un cucchiaio di semi di lino tritati nel mixer, 30 g di cereali soffiati, riso, farro, amaranto, quelli che preferite. Io ho scelto la quinoa soffiata che è super nutriente e ha un aspetto davvero adorabile e soprattutto essendo piccina si amalgama senza fatica tutti gli altri ingredienti. Poi un cucchiaio di cannella in polvere e un pizzico di noce moscata. Ora le noci 60 g, tagliate non troppo piccole, sempre grossolanamente così non bruceranno durante la tostatura in forno. Amalgamo il tutto e passo agli ingredienti liquidi. Per questa versione parto con 80 g di purea di mele, facilmente reperibile in tutti i supermercati, io la trovo facilmente nel reparto alimenti per neonati. Quando non ce l'ho in casa io semplicemente la sostituisco frullando in un mixer una mela pulita dal torsolo. Alla purea unisco 150 g di miele barra dolcificante liquido, un cucchiaino di estratto di vaniglia che ci sta benissimo, 80 g di olio di girasole o altro olio di semi a vostra scelta, mi assicuro di amalgamare per bene tutti questi ingredienti e li verso nella ciotolona.
Da qui in poi la ricetta è identica alle precedenti, resta solo un segreto, un trucchetto molto importante, la tipologia di teglia da usare. Come vedete, non a caso per questa versione sto usando una teglia da forno grande, questa è 50x35 cm, decisamente più grande rispetto alle teglie usate per le due versioni precedenti. Questa granola, infatti, essendo molto più umida delle altre per via della purea di mele, ha bisogno di essere distesa il più possibile sulla teglia, quindi abbiamo bisogno di più spazio, a formare uno strato bello sottile di circa un centimetro, così l'umidità evapora più facilmente durante la tostatura, regalando una granola aromatizzata alla mela e cannella, ma altrettanto croccante e leggera. Una volta pronta e raffreddata, io personalmente aggiungo 30 g di uvetta non ammollata in acqua e qualche pezzetto di mele disidratate, le famose chips di mele reperibili al supermercato, che arricchiscono ulteriormente questa versione autunnale, ma che ho notato nei giorni tendono un po' a rendere la granola meno croccante. Valutate voi quindi se aggiungerle o meno. PS, se vi state chiedendo, ma quindi il muesli qual è la differenza con la granola? Il muesli è praticamente la granola in versione crudista. A conti fatti ha gli stessi ingredienti della granola, ma non ha il dolcificante liquido e non viene tostata in forno, per cui la sua consistenza resta morbida. Io personalmente preferisco la granola, è croccante, dolcina al punto giusto, insomma per i miei gusti molto più sfiziosa. Bene, spero che queste tre ricette vi siano piaciute. Fatemi sapere tra queste tre varianti qual è la vostra preferita. La mia è la meravigliosa al cioccolato. Come sempre vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo in occasione del prossimo video, nel frattempo ci sentiamo su Instagram. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa il video sulla vaniglia. Vi mando un grande abbraccio, a presto, ciao! Che profumo! Delicious! It smells like apple pie!